violenza ostetrica, trauma e depressione postparto. Tutte le serate, lo ricordo, e anche questa serata, sono visionabili sul canale YouTube della Fondazione Sasso Corbaro. Ringrazio la Fondazione Sasso Corbaro per aver accolto con entusiasmo, come sempre, la mia proposta di organizzare e moderare questa serata, che, come di consueto, ci permetterà di dialogare in un'ottica interdisciplinare e medica humanities con una scrittrice e con una figura professionale esperta. Il tema di questa sera è attraverso il lutto per i Natale e sarà discusso e approfondito grazie all'aiuto delle nostre ospiti. E do il benvenuto anche a Erika Zerbini, autrice di numerosi testi sull'argomento e facilitatrice di gruppi di auto mutuo aiuto, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. E Mara Bianchini, levatrice indipendente, docente professionista, SUPSI e presidente dell'Associazione Nascere Bene Ticino, che ringrazio per essere con noi questa sera. Come di consueto, la serata sarà organizzata nel seguente modo: dapprima vi saranno due interventi da parte delle nostre ospiti. In seguito approfondiremo alcuni degli aspetti importanti nel corso di una discussione moderata da me. E infine anche il pubblico potrà intervenire ponendo domande tramite la chat disponibile su Zoom o sulla pagina Facebook. Non abbiamo la pretesa questa sera di naturalmente discutere tutte le tematiche importanti che ruotano attorno al tema del lutto per il Natale, ma intendiamo aprire una discussione su uno dei tabù legati alla maternità. Do ora la parola a Erika Zerbini, che ci racconterà la sua esperienza e introdurrà le tematiche trattate nei suoi libri e nelle sue attività legate alla scrittura terapeutica e ai gruppi di auto mutuo aiuto. Erika ci leggerà anche un estratto tratto da uno dei suoi libri. Ti ringrazio, Erika, per essere qui con noi stasera e ti do volentieri la parola. Grazie, grazie mille per l'invito e questa opportunità che trovo molto, molto importante per portare avanti, insomma, quello che è la diffusione della cultura intorno ad un lutto che continua ad essere un tabù, sebbene nel tempo qualche crepa stiamo riuscendo a metterla, insomma. Io arrivo in questo che molti genitori definiscono come un mondo, viene proprio percepito come un mondo a parte, con le sue regole e la sua struttura. 12 anni fa, in seguito alla morte in utero di due delle mie figlie. E 12 anni fa c'era molto poco, in termini proprio anche di conoscenza, non solo all'interno delle strutture, ma anche in autonomia. Era difficile riuscire a farsi un quadro di che cosa fosse la sofferenza che questo lutto portava. E quel poco che c'era si poteva trovare online. E immediatamente, mi sono accorta che non risuonavo con la modalità con cui veniva raccontato questo lutto. E quindi mi sono messa alla ricerca di altre parole. Io da sempre scrivo per me innanzitutto, e quindi conosco bene il potere della parola. Quando riusciamo a trovare la parola che più definisce il nostro sentire, è come se, ah, no, ci si finalmente si trovasse collocazione. E insomma, nel tempo ho capito che questo mondo era fatto di dolore, tantissimo dolore, un dolore che risultava addirittura antropomorfo quasi. Prendeva il posto di questo bambino che non c'era più e veniva curato al posto di questo bambino, cioè si portava appresso come elemento discriminante, no? Ho capito che il lutto è una ferita nell'identità e questo è un lutto particolare perché i genitori, soprattutto le mamme, perché le mamme vengono coinvolte molto spesso
direttamente, cioè un lutto dentro al corpo della madre molto spesso, no? Quando assistiamo a aborti spontanei, morti endouterine. E la morte all'interno del corpo è potente, è un effetto potente su chi poi la contiene, no? E la deve portare. Insomma, che questo lutto veniva descritto con delle parole che venivano dalla nostra, che vengono dalla nostra cultura, cioè dal modo che noi abbiamo di considerare la morte, considerare la maternità, considerare la genitorialità, considerare la vita e considerare i figli. Ma non è subito percepita questa cosa, perché noi siamo all'interno di questa cultura che ci viene da sempre narrata in un certo modo, per cui per noi le cose sono come ci vengono raccontate. Non è immediato avere, non per tutti è immediato riuscire a dirsi ma se è veramente così, potrebbe essere raccontato in un altro modo. Una delle prime cose che mi stupì fu quando io continuavo a leggere che queste erano morti innaturali, inconcepibili, innaturali, e quando poi, studiando quali sono i dati di questo genere di accadimenti, ho scoperto, mi è proprio stato detto che il momento in cui è più probabile, non siamo più in pericolo, è proprio quello del periodo intrauterino. Quindi com'è possibile definire qualche cosa di innaturale se accade? E la mente come fa a figurarsi una cosa che è così da sé come innaturale, come la processa? E se è così da sempre, vuol dire che da sempre noi in qualche maniera la affrontiamo, perché altrimenti ci saremmo già estinti, no? Quindi noi al nostro interno dobbiamo avere quelle risorse che ci permettono di fare il salto. E quindi di passo in passo, insomma, ho cercato di dare una visione alternativa, lontana, con la normalità, e legate alle parole. Ho piacere di leggere uno scritto che ho pubblicato inizialmente sul blog, ma che poi ho inserito all'interno di uno dei testi che ho pubblicato, che si intitola proprio Attraverso il lutto perinatale. Il testo in questione è intitolato La semantica della maternità interrotta. Vado a leggere. Ricordo benissimo una delle prime ecografie. Ancora non sapevo che quell'immagine sfocata rappresentasse una bambina, ma tutti sapevano che quell'immagine sfocata fosse la mia bambina. Lo sapevano tutti, anche il ginecologo, che ha stampato più di un'immagine e me l'ha consegnata nelle mani con un sorriso affinché potessi già riempire il suo album di fotografie. Poi è capitato che ad una successiva ecografia il monitor restituisse una figura ambigua. Allora non solo non si poteva ancora capire, a stento si poteva intuire che fosse stata una bambina. L'immagine era trasformata in una MEF. Le parole sono legate alle immagini, le immagini sono legate alla natura e la natura è legata alle aspettative sociali. Quando un'immagine non rappresenta ciò che le aspettative sociali si aspettano, la natura scompare e tutte le parole scelte per descriverla si trasformano. Le aspettative sociali prevedono che la gravidanza produca un figlio, che il figlio sia un cucciolo d'uomo vivo, che la generatrice di quel sia definita madre. Le aspettative sociali non prevedono nulla di alternativa a questa serie di fatti. Perciò, quando capita che un figlio muoia
annoia durante la gravidanza sociali, si attivano la sua rimozione. Quel figlio non è più definito bambino, ma materiale abortivo o grumo di cellule. Stabiliscono che il grumo di cellule non sia partorito, ma espulso. Sanciscono che chi lo ha espulso non sia una madre, ma una MEF. Ma la verità qual è? Ognuno è libero di scegliere la propria. Col tempo ho compiuto la mia scelta. E per compiere la scelta più adatta alle mie alla mia sensibilità, ho ascoltato il mio cuore e lo mio. Ho analizzato le parole, il loro significato e il loro senso dentro di me. Le parole chiave sono queste: madre e figlio, morte e vita, nascere e partorire, aborto e lutto. La madre è la donna che ha concepito e partorito. Il figlio è il generato rispetto ai genitori. La morte è la cessazione delle funzioni vitali nell'uomo. L'attività naturale di un organismo che avvia e coordina funzioni inerenti alla sua conservazione, sviluppo e riproduzione, considerate anche in relazione con l'ambiente e gli altri organismi. Nascere significa venire al mondo, alla luce, alla vita. Partorire vuol dire dare alla luce attraverso il processo fisiologico del parto. Aborto, dal latino abortus, è il participio passato del verbo aborior, che vale per venir meno nel nascere. E lutto, dal latino luctus, da lugere, vuol dire piangere. Quindi la mia verità è che ho abortito una piccola bambina. Lei è venuta meno nel tempo in cui si stava formando per nascere. Lei non ha mai respirato la nostra aria, ma io le ho ugualmente dato luce. L'ho partorita, perciò lei è nata. Per alcuni mesi nel mio grembo il suo cuore è battuto e le ha permesso di crescere, poi ha smesso. È morta. Muore solo chi è in vita, perciò lei ha vissuto. Lei è vissuta e io sono stata sua madre. Quando una persona cara muore, si prova un grande sentimento di dolore. Si piange moltissimo, si è in lutto. Così io sono stata una madre in lutto per la morte di una figlia e poi due. È difficile dirsi queste parole, perché sono parole dure. Però senza raccontarsi ciò che è molto difficile riuscire ad uscire da una condizione ambigua. Grazie Erika, ti ringrazio molto per questa lettura, per queste tue considerazioni e per aver condiviso la tua esperienza con noi. Adesso passiamo la parola a Mara Bianchini, che ci presenterà le sue attività e ci racconterà alcune delle sfide affrontate nella sua esperienza professionale, fornendoci anche alcuni dati su cui riflettere e alcuni esempi pratici. Benvenuta anche a te Mara e grazie per essere qui con noi questa sera, ti lascio la parola. Grazie Laura per l'invito, grazie Erika per le parole e la lettura che mi ha emozionato. È un tema grande, io ho accettato molto velocemente l'invito di Laura, forse in maniera un po' inconsapevole, ma questa dimostrazione del fatto che questo tema è sempre stato abbastanza vivo, probabilmente perché è stato anche per me come curante una difficoltà, ha rappresentato una di quelle cose che ho dovuto, su cui ho dovuto lavorare e su cui ho dovuto imparare. E prima Erika parlava di nomi, ha parlato di semantica, ha parlato di nomi. Allora io mi vorrei riagganciare a una frase. Questa mattina una collega, parlando di questa serata, mi ha ricordato una frase che abbiamo ascoltato durante una formazione, e dove proprio si faceva riferimento al fatto che esistono molti nomi per descrivere i superstiti a un lutto. Io posso essere orfana, posso essere vedova, ma non posso essere una madre che ha perso un figlio. No, non esiste un sostantivo, non esiste un nome che lo descrive. Non lo so, io questo ho percorso la lingua italiana e le poche altre per cui sono riuscita, oggi mi sono detta adesso cerco questa cosa, cerco di capire se esiste in qualche altra cultura. Ma non esiste nella nostra, quasi a documentare quella che è la drammaticità dell'evento, un evento che addirittura è innominabile. E questa cosa fa riflettere.
Perché in questo grande contenitore di lutto perinatale abbiamo molto. È vero, se ci atteniamo a quelle che sono le definizioni, il lutto perinatale rappresenta quella, la perdita comunque di un bambino nelle fasi, nella seconda fase della gravidanza, dalle 23 settimane fino alla prima settimana di vita dopo il parto. Però, e sono già molti bambini, se pensiamo, ho guardato i dati che si riferiscono al 2021, e nel Canton Ticino 15 genitori hanno perso così i loro bambini. Di questi 15, 13 erano prima della nascita, prima del parto, e 2 erano dopo il parto. Ecco, se andiamo oltre a queste definizioni, proprio di lutto perinatale, così, e andiamo su un aspetto un pochettino più qualitativo, di vissuto ed esperienziale, allora possiamo dire che dobbiamo includere altre categorie. Abbiamo tutti quelli che riguardano gli aborti spontanei del primo trimestre, gli aborti terapeutici del secondo trimestre, e poi alle volte ancora quelle categorie che ricevono ancora, forse ancora più stigma, che riguarda ad esempio le gravidanze gemellari, quando uno dei due muore e uno nasce, no? E qui alle volte veramente i genitori si sentono dire, nella mia esperienza forse le frasi più infelici sono arrivate in queste situazioni. Quindi è una categoria molto grande. E quello che ci tenevo anche a dire è che l'età gestazionale, questa è una cosa importante secondo me da rimarcare, non definisce. Ecco, non possiamo mettere una scala di dolore, di sofferenza di fronte a questo evento che si basa su quella che è l'età gestazionale. Ma proprio perché la donna durante la gravidanza c'è una fase che è più narcisistica ed è quella dove tutte le donne, noi diciamo, sono incinta. E poi c'è una fase dove il contenuto è più oggettuale e allora si dice aspetto un bambino. E la gravidanza è caratterizzata da quella che viene definita un po' la trasparenza psichica, quindi quella è un momento di vulnerabilità, un momento in cui ci possono essere delle riattivazioni anche di fatti precedenti, di eventi. E questo fa capire che quando c'è la perdita di un bambino, non è solo, permettetemi di dire fra virgolette, la perdita di quel bambino, ma è anche una perdita di una parte della donna stessa. È questo che credo che costituisca anche proprio in sé la drammaticità dell'evento del lutto perinatale, quello che lo contraddistingue. E poi, Laura, seguendo un po' i tuoi input, tu dici quali sono state le sfide affrontate. Ecco, ho pensato tanto a questo e posso dire con estrema sincerità che le sfide sono arrivate tutte da me stessa. Le sfide non sono state nell'incontro con i genitori, sono state nell'incontro con me stessa e nel dover acquisire la capacità di stare in una narrazione di sofferenza. Questa è stata effettivamente la sfida più grande. Mi viene in mente la metafora buddista, quella della seconda freccia. I genitori soffrono. Mi chiedo se non sono stata in alcune situazioni io quella seconda freccia. Certo, alle volte non è consapevole, non è volontaria, ma non per questo non procuriamo dolore comunque nel nostro agire. Queste per me sono state le sfide, sono state capire che il lutto non si supera, comprendere questa cosa, non si deve portare dietro come una zavorra, ma non si supera, si elabora, fa parte della nostra biografia, fa parte del nostro patrimonio biografico. È importante far capire, e questo trovo importante anche trasmetterlo, cioè sono cose che per me sono state delle sfide, ma che una volta comprese e assimilate mi hanno permesso anche di trasmettere delle cose alle donne. In fondo, quando perdiamo delle persone care e amate, non pensiamo poi di dimenticarle o di non doverle più piangere o di non dover pensare più a loro solo perché è passato un certo tempo. Eppure questa richiesta viene fatta alle donne che perdono il loro bambino. E questa è una cosa, che mi ha sempre fatto riflettere. Quello che mi hanno insegnato, me l'hanno insegnato i genitori. Ecco, devo dire che incontrando i genitori nella mia attività, ho lavorato nei primi anni in ospedale, quindi ho avuto la possibilità di incontrarli alle volte al momento della diagnosi, della scoperta, alle volte accompagnarli nelle ore che precedevano il parto e la nascita, e poi dopo nell'attività, dopo come levatrice indipendente, ho avuto la grande fortuna di poterli incontrare a casa, nell'intimità della loro casa. È una fortuna perché a me hanno insegnato molto, come professionista e anche come persona. Hanno dato tanto, tutte le storie sono diverse, il modo di elaborare il lutto o di non riuscire a elaborarlo, di avere difficoltà nella sua elaborazione, hanno contraddistinto tutte le storie che ho potuto incontrare.
I genitori mi hanno insegnato anche una certa creatività e flessibilità, quindi la personalizzazione dei percorsi. Chiaro che incontrandoli anche in una dimensione casalinga, nel postparto, essere accettata, avere qualcuno che ti apre la porta e ti permette quindi poter star vicino, ti permette anche quindi di poter pensare a come puoi personalizzare il percorso con quella famiglia, con quella coppia. E questo ho trovato una cosa molto importante. E prima si parlava di semantica, di nomi sempre. Anche lì è stata un'acquisizione quella di mia, o comunque di imparare a legittimare le mamme anche, ad utilizzare dei nomi. Quindi non solo delle conoscenze che alle volte come professioniste ti porti. Leggi, ti informi, capisci, comprendi. Io penso che la responsabilità è legittimare l'altro, far capire all'altro quali sono le sue possibilità. Quindi anche lì le parole sono importanti, questi bambini che nascono sono dei bambini che hanno un nome a cui spesso è stato già attribuito un nome, che portano questo nome, e io ci tengo sempre a sottolineare alle mamme che sono mamme. Ecco, questa sottolineatura trovo che sia importante per loro, almeno ho notato che questo diventa importante e fatto da un professionista legittima anche loro a poterlo fare e a pretendere che questo venga fatto. Ecco, queste sicuramente sono quelle che riguardano le mie sfide personali, tra cui veramente la più grande è proprio quella di imparare a sostare, imparare a controllare le proprie emozioni, che ci sono, sempre sono presenti, ma se non si impara a controllarle, il fatto di doverle controllare richiede una così tanta energia, e quell'energia la porti via a quella donna, a quel papà, a quella famiglia che è lì di fronte a te in quel momento. E queste trovo che sono le sfide reali, professionali, un po' per tutti, no? Quando incontriamo questi cammini. Esperienze che ho vissuto, alcune veramente me le porto, tutte le porto nel cuore, alcune in maniera particolare. Prima parlavo della gravidanza gemellare, ecco, queste mi hanno colpito, mi ha colpito come alle volte c'è ancora meno sensibilità, cioè i genitori alle volte si sentono dire, e non solo dai non addetti alle cure, che fortunatamente ne è rimasto almeno uno. Ecco, queste frasi non sono solo riportate sui libri, io le ho come riportate da genitori, e sono state situazioni difficili anche per me, conciliare nello stesso momento non soltanto la vita e la morte che si susseguono, ma qualcosa che coesiste, la gioia e il dolore, e mettere assieme queste due entità, ho trovato che è qualcosa di veramente molto difficile, e queste esperienze mi hanno colpito particolarmente. E poi una che vorrei portare e che dimostra quanto in fondo prendersi cura non è così complesso, ma non richiede delle capacità tecniche particolari, ma forse relazionali e comunicative sì. È un'esperienza vissuta l'anno scorso con una mamma non del Canton Ticino, ma di un'altra nazione, che ha letto dell'associazione, ha letto della nostra associazione Nascere Bene, ha scritto una mail. Aveva subito un lutto per il Natale, dico subito perché effettivamente era subito per come erano andate, come sono accadute le cose. Ha scritto un'email, la segretaria della nostra associazione me l'ha girata, e io ho sentito la necessità di chiedere il numero di telefono e di chiedere se potevamo sentirci. E con questa mamma c'è stato, non l'ho mai vista. C'è stato questo rapporto telefonico, ci siamo sentite, ci siamo scambiate dei messaggi. E dopo 7-8 mesi mi ha riscritto, ecco, mi ha riscritto e ha sottolineato che erano stati dei momenti per lei importanti. Io dentro di me mi dicevo, vabbè, ma ho detto, ma in fondo l'ho chiamato, ho preso contatto, ma cosa ho fatto per lei? In fondo non conosco neanche, magari sono anche andata a complessificare la situazione, non conosco il contesto, non conosco la situazione realmente. Però questa testimonianza mi ha fatto capire che alla fine quello che può essere un ascolto partecipe e reale era quello che quella mamma aveva bisogno, perché ecco, questo anche mi hanno insegnato i genitori, che non hanno bisogno di essere consolati, che io non sono lì per consolarli, non è questo che vogliono, non vogliono delle risposte, hanno bisogno di essere ascoltati e di essere accolti, e questo ha significato per me capire che potevo stare in silenzio. Ecco, questo è un po' il mio, quello che vi posso portare. Grazie Mara, grazie anche a te per aver condiviso la tua esperienza nell'ambito della cura. Direi che ora possiamo spostarci alla fase di discussione, andare a approfondire alcuni e altri argomenti che sono emersi dalla vostra presentazione iniziale.
Vorrei iniziare con Erika, una domanda per Erika. Dopo aver vissuto le tue esperienze di lutto per il Natale, aver scritto vari libri sull'argomento ed esserti impegnata anche a lungo per informare e supportare le coppie e per sensibilizzare anche gli ospedali e cambiare i protocolli, hai notato dei cambiamenti e dei miglioramenti nel modo in cui aborti spontanei e lutto per il Natale vengono affrontati e gestiti? E dal tuo punto di vista, quali ulteriori passi sarebbe auspicabile intraprendere in futuro? Quello che io noto e ho, diciamo così, il ritorno che ho mi giunge dai genitori con cui entro in contatto e perché accedono al gruppo di auto mutuo aiuto e perché necessitano così, hanno piacere di avere un contatto con me. E la situazione resta ancora molto a macchia di leopardo nel nostro paese, cioè ci sono punti nascita dove sono veramente molto attenti e altri in cui proprio non hanno ancora acquisito nessun tipo di cultura rispetto a questo genere di evento. Ciò che secondo me è fondamentale che venga attivato rispetto agli operatori sanitari che entrano in contatto con i genitori, che abbiano tutti una formazione sul fine vita, cioè abbiano tutti consapevolezza che la fine della vita è un processo naturale e di fronte al quale si prova sofferenza. Ma è una sofferenza che è insita nel nostro essere umani, cioè non possiamo prescindere da questo. Avere un buon rapporto con il fine vita in generale consente agli operatori di saper stare in questo momento, così come diceva prima Mara, perché poi alla fine l'operatore che entra in contatto con il genitore è veramente il primo confine che il genitore ha. Il genitore si trova spaesato in un momento che mai avrebbe creduto si sarebbe presentato perché non se ne parla, quindi non si hanno assolutamente i margini per capire, per sapersi orientare. Il primo confine è proprio l'operatore, che se è sfuggente, distaccato, in difficoltà. Mette, cioè genera nel genitore, come dire, la sensazione che non sia un evento normale quello che sta vivendo, che anche lui è strano, no? È fuori dai contesti ordinari, quando invece non è assolutamente così, ciò che sta vivendo è qualcosa di tremendo, ma purtroppo naturale, no? E quindi chi si relaziona con le persone si pensa che la maternità produca sempre figli vivi, perché questo ci passa la nostra cultura. Quando accadono queste tragedie, perché sono delle tragedie, si tenta di nasconderle, vengono vissute come dei fallimenti, non ci si pensa. Ma cambiare questo tipo di atteggiamento, cioè acquisirle come passaggi, alle volte capita che questi passaggi avvengano presto, precocemente, rispetto ad una lunghezza di vita che noi giudichiamo giusta, tra virgolette, anche se non si può stabilire una vita giusta quanto sia lunga. Ecco, quindi al di là di tutti i protocolli che possano essere attivati, quello che secondo me è veramente fondamentale è l'atteggiamento acquisito dagli operatori, il saper stare in queste situazioni così complesse, ma poi, come diceva Mara, anche semplici, nel senso che è sufficiente veramente saper stare lì, non avere paura di quello che il genitore porta.
Grazie Erika. Adesso vorrei sentire a questo riguardo anche il punto di vista di Mara, che è già stato trattato nella tua presentazione iniziale, però mi piacerebbe chiederti di elaborarlo un po' di più per capire qual è la visione dei curanti e che cosa sarebbe giusto fare per favorire una migliore elaborazione del lutto. Hai già parlato di alcuni aspetti legati alla personalizzazione, all'ascolto partecipe, però potrebbero essercene altri proprio basati sulla tua esperienza che potrebbero aiutare le coppie e le mamme ad attraversare meglio questo lutto. E vorrei anche chiederti se dal tuo punto di vista sarebbe auspicabile che i genitori potessero scegliere se desiderano seppellire i loro bambini nati e morti nel primo, secondo o terzo trimestre di gravidanza, se sarebbe utile, se si fa, e sarebbe utile e fattibile dare ai genitori la possibilità di organizzare delle cerimonie per ritualizzare l'evento anche all'interno delle strutture ospedaliere e in generale di che cosa si dovrebbe tenere maggiormente in considerazione secondo te nell'ambito della cura? Dalla seconda parte della domanda, quindi, che riguarda quindi tutto quello che riguarda quindi la sepoltura e quelle che possono essere le cerimonie. Perché risulta un pochettino più semplice, sappiamo che questo è sicuramente un tassello molto importante nella rielaborazione del lutto per i genitori. Allora, quello che è previsto a livello di codice civile è l'obbligo di notifica e quindi il diritto di sepoltura per quei bambini che hanno superato le 23 settimane di gravidanza, di gestazione, o per quelli che sono anche a un'età inferiore, ma che sono nati vivi. Per quello che riguarda invece i bambini che hanno un'età gestazionale inferiore, invece le cose sono un pochettino diverse. Questi bambini possono comunque, può essere richiesta comunque per loro la cremazione. Chiaro che in questo caso i genitori devono comunque essere resi attenti che poi la quantità e l'esiguità comunque delle ceneri comunque che potrebbero ottenere, e in questo caso non è necessario che comunque quella che l'urna ha scelto, le ceneri restino all'interno comunque di un cimitero, ma possono essere tranquillamente trattenuti a casa dai genitori, possono essere comunque sepolte in natura. Ecco, questa è sicuramente una possibilità che esiste. Per quanto riguarda invece la sepoltura invece di questi bambini, la situazione è un po' difforme. È vero che in Svizzera esistono diversi comuni che mettono a disposizione alcune porzioni dei cimiteri o delle tombe collettive per questi bambini mai nati in diverse formule. In altre realtà non è così formalizzato, però è vero che quelli che sono un po' gli operatori di questo settore offrono delle soluzioni personalizzate alle famiglie, questo mi è capitato di vederlo anche in Ticino, ecco, non così strutturato, ma che comunque è stata offerta di fronte alla richiesta dei genitori, è stata offerta questa possibilità. Quello che poi esiste, che trovo che riguarda a livello un po' più di cerimonia o di possibilità, non tanto quello che poi sceglieranno i genitori, ma che io trovo un'idea bellissima, che è stata pensata da una levatrice del Canton Ticino, che è stata già pensata, in parte realizzata, ma non ancora installata, non ancora operativa, è la presenza di una fontana per i bambini mai nati, di una struttura aperta e accessibile a tutti in una zona pubblica di una città del Ticino, che darà la possibilità quindi di innanzitutto capire che cos'è, quindi avere qualcosa in un contesto cittadino. Che parla di lutto perinatale e che permette a qualsiasi donna che non ha magari più, non ha avuto la possibilità di avere dei ricordi di questo, che non ha avuto, che magari chissà, sono passati veramente tantissimi anni, di poter arrivare in prossimità di questa fontana e anche solo simbolicamente, ecco, poter mettere il suo sassolino e depositare il suo ricordo. E trovo che questo ha anche un potente valore comunque di visibilità a livello anche sociale, che penso che è quello che si vuole raggiungere. Come detto, sicuramente la cerimonia, la sepoltura e i riti sono importantissimi. Noi come società li abbiamo abbastanza distrutti questi riti, non soltanto per i bambini, ma li abbiamo distrutti in generale, la veglia, la sepoltura, tutto quello che c'è. E quindi ogni tanto ci dimentichiamo forse anche di raccontare che esistono delle possibilità, perché è vero che non riguarda solo i bambini, ma i decessi che avvengono in ospedale. Restano in ospedale, non c'è più comunque questa cultura comunque del tornare a casa. Ogni tanto, forse anche in questo caso, forse bisogna ricordare anche alle mamme che questa possibilità esiste. Trovo che quello che può essere fatto, e trovo che c'è sensibilità negli operatori, nei reparti su questo tema.
Quello che potrebbe essere fatto è forse legittimare ad alcune cose, o forse essere noi stessi e chi lavora direttamente, a diretto contatto con le mamme nei reparti, essere capaci di mettere uno stop e di dire guarda, fermati, perché ho visto dai racconti delle mamme che la dimensione del tempo è importantissima, la dimensione della parola, del tempo e dello spazio. E nella dimensione del tempo intendo il rallentare. Chissà perché tutto deve avvenire molto velocemente. Anche i genitori alle volte vogliono che tutto avvenga molto velocemente, perché è questa cosa che dobbiamo mettere via e poi ricominciare. È giusto che loro la pensino così, però è giusto che noi li possiamo fermare un attimo e quindi rallentare i tempi, cioè, certamente andando incontro a quelle che sono le loro esigenze, però forse rallentandoli questi tempi, dicendo che magari anche dopo una diagnosi avvenuta in studio in un altro luogo possono tornare a casa, possono restare a casa, prendere contatto con delle persone per loro significative, poter parlare con qualcuno, magari hanno conosciuto già una lavatrice, li ha seguiti durante la gravidanza, hanno delle persone significative. Ho in mente una mamma che mi ha raccontato di essersi presa il tempo di massaggiare la sua pancia, probabilmente con un tipo di consapevolezza diverso, ma di come sono importanti questi momenti in cui uno può fermarsi e pensare. Magari a quel bambino adesso decidiamo, i genitori decidono veramente di attribuire un nome, scelgono dei vestiti, cominciano a pensare al parto, cominciano a pensare a dopo, cominciano, questo tempo diventa importantissimo perché veramente questa è una cosa che accomuna tutti, che tutti quelli che ho incontrato mi hanno detto, è la velocità che non ha permesso di cogliere alcuni elementi e anche di costruire una narrazione, perché è vero che il problema alle volte poi nei ricordi è quello di non avere degli elementi per costruirla o che qualcosa è andato perso. Allora penso che come operatori ci si può permettere, ci si può legittimare la mamma di dire aspetta, c'è tempo, puoi prenderti questo tempo e ogni tanto mettere uno stop. Perché noi questo dobbiamo saperlo, no? Dobbiamo saperlo che il lutto tanto non si salta, il lutto deve essere vissuto, deve essere esperito completamente. E che è importante ciò che accade in questo percorso. Ecco, questo penso che possa essere fatto. E quello che potrebbe anche essere fatto è anticipare il racconto, perché alle volte i genitori hanno paura di ciò che possa accadere, di ciò che potranno vedere. Alle volte quando arrivano, nella mia esperienza, arrivano magari già in ospedale, sono già avanti, sono già proiettati. Già ti dicono, ah, guarda che io non vorrò vederlo, sono già proiettati alla cerimonia funebre. Ogni tanto rallentare il tutto, anche far capire che non c'è bisogno di decidere tutto adesso, si può decidere man mano, c'è questo tempo, e magari fare un racconto loro di come avvengono le cose, perché è vero che i percorsi sono per tutti diversi, ma con l'esperienza noi possiamo raccontare loro qualcosa, e già soltanto il prefigurare qualcosa può far diminuire notevolmente il livello di paura. Ecco, questo penso che è una cosa che possa, sono delle piccoli tasselli che però messi tutti assieme possano contribuire a migliorare l'assistenza a questi genitori, la presa in cura dei genitori. Grazie Mara. Adesso avrei una domanda per entrambe. Molte donne, ed è stato detto, è un tabù, ma molte donne anche quando affrontano un aborto spontaneo, non solo le donne, ma la coppia, si trovano spesso abbandonate o si sentono abbandonate e poco sostenute da amici, familiari, conoscenti, a volte anche dai propri curanti. Il lutto spesso, e avete già fatto degli esempi voi in precedenza, viene minimizzato, ci si aspetta che la mamma lo superi velocemente, e le cure a volte si concentrano sul corpo, si concentrano solo o sostanzialmente sul corpo, banalizzando di fatto l'evento. Da questo punto di vista vi chiedo se pensate che sia auspicabile fornire sempre indicazioni utili per trovare gruppi di supporto o per ottenere un sostegno psicologico, oppure ritenete che ciò possa contribuire in un qualche modo a patologizzare l'evento e che indicazioni di questo tipo dovrebbero essere fornite caso per caso? Iniziamo magari da Erika. Sì, io sì, penso che sia sempre utile fornire proprio perché la società nella quale rientriamo dopo che ci è accaduto un evento di questo tipo non è assolutamente in grado di accoglierci e quindi avere invece luoghi in cui potersi riconoscere
sentirsi accolti, non sentirsi né i più sfortunati né i più strani, o proprio fuori ormai dal mondo, è molto importante per recuperare un po' di concretezza. Il grado di disorientamento quando accadono eventi come questi, proprio per il fatto che non c'è assolutamente alcun appiglio e non c'è nessuno che si prenda questo tempo per spiegarti come sono le cose e a che cosa rischi di andare incontro, cioè quali possono essere i passaggi, quindi che è normale soffrire, che è normale soffrire anche lungamente, che è normale desiderare di scappare da questa sofferenza, che è normale che questa sofferenza la si voglia spegnere, che è normale pensare che questa sofferenza non andrà mai più via, però invece andrà via, perché attraversare questo lutto significa proprio mettere in moto tutte delle risorse di cui non si ha idea, ma ognuno di noi le ha. E quindi trovarsi in gruppi di persone che alcuni pezzi di questo percorso li hanno già compiuti e possono testimoniare che in effetti le cose avanzano, le cose non sono mai stabili, sempre mai sono due avverbi che non fanno parte del mondo del lutto, perché veramente mai dire mai e nulla è per sempre. E sì, noi siamo abituati a proiettare, no? Perché abbiamo paura di quello che accadrà, desideriamo il controllo e per avere il controllo proiettiamo, ci facciamo un'idea di quello che sarà. Ma il lutto è proprio una strada di cui non si vede, il passo successivo non si vede. E si può però maturare in questo percorso fiducia in se stessi, perché se ogni giorno ci si alza dal letto, e molti tutti i giorni si alzano dal letto, quella forza lì per alzarsi dal letto è dentro le persone che compiono quel passo lì, ed è quello il passo necessario e fondamentale per andare avanti, partire veramente da pochissimo, che è già enorme, e quindi sì, serve una comunità intorno adeguata che possa dire queste cose. Grazie Erika. Adesso chiederei a Mara, anche basandoti sulla tua esperienza e magari anche facendo una distinzione fra il supporto che viene offerto alle perdite nel primo trimestre rispetto a quelle successive, come si risponde nell'ambito della cura e secondo te appunto se dovrebbe essere proposto o comunque presentato a tutti un sostegno di questo tipo? Io penso un po' come Erika, che l'informazione vada comunque sempre bene per tutti. Chiaro che può essere dosata, si conoscono le situazioni e personalizzata, ma ritengo che sia importante. È innegabile che quello che è l'aborto spontaneo, e soprattutto in molte situazioni quando questo è ripetuto, è causa di molto dolore per le donne, poco riconosciuto questo dolore. Alle volte le donne stesse si chiedono come mai soffrono così tanto per questa cosa, che a detta da chi gli sta attorno non dovrebbe procurare questa così così grande sofferenza, che è vissuta da così tante donne. E io ogni tanto mi sono permessa di portare come spiegazione, forse in maniera un po' semplicistica, che queste gravidanze che sono così tanto desiderate, ma così poco esperite, così poco vissute, anche nelle settimane di gestazione, lasciano veramente una grande ferita, perché lì c'è proprio poco a cui aggrapparsi. Sono dei bambini sospesi, no? Che hanno poco riconoscimento, di cui non esistono ricordi, e per di più chi ti sta attorno generalmente questa cosa non la comprende. Molte volte viene detto alle mamme, è chiaro che il tentativo è sempre buono, ma alle donne che iniziano la gravidanza, ma guarda, tanto prima delle 14 settimane, di non pensarci neanche, di non fare, perché potresti perderlo e così ci resti male. Adesso detto in parole molto semplici, però questo è il concetto. Ma la gravidanza nasce nella mente, il bambino ha già uno spazio nella mente della donna, di tante donne, quindi questa cosa non funziona. Okay, c'è già una rappresentazione e questa è la causa. Quindi negli aborti spontanei
più che sicuramente in altre situazioni dove il dolore è chiaro e la sofferenza è chiara, ogni tanto va proprio un po' aperta la porta e permessa che questa possa uscire, veramente che la donna si possa esprimerla. E poi trovo che lì è sempre importante, non saprei dire in quale situazione più di meno, penso in tutte e due, far capire che la mancanza e la sofferenza sono normali e sono legittime. Poi è importante capire quanto questa sofferenza e questa mancanza diventi disfunzionale. Nella propria vita, quanto un rimuginare continuo porti una sofferenza aggiuntiva, una perdita continua, e dove lì allora è necessario aprirsi allo spazio di parola, che non è sempre l'intervento psicologico, psicoanalitico. Ci sono molte cose che possono essere fatte che aiutano per alcune donne, proprio un confronto con altre donne che aiuta particolarmente, o possono essere altre pratiche, però è importante anche far capire qual è quel livello dove allora è importante. Mi sa che ti ho perso un attimo. Abbiamo perso un attimino verso la fine. Ah, ok. Mara, forse c'è un piccolo problema con la tua connessione in questo momento. Mi senti? Ecco, adesso ti rivedo, ti Ti rivedo. sento, io ti sento e li vedo sempre. Perfetto, allora vado avanti perché ogni tanto si blocca l'immagine, ma benissimo, allora se mi senti e mi vedi, perfetto. Allora vado avanti, parlavamo di condivisione, quindi dell'importanza di condividere anche dei vari modi in cui si può condividere questa esperienza ed effettivamente un fenomeno a cui si è assistito negli ultimi anni è proprio questo numero di donne che sempre di più parlano e scrivono della loro esperienza anche in maniera aperta, quindi dove descrivono la loro esperienza di aborto spontanei attraverso la scrittura in romanzi, saggi autobiografici, soprattutto sui social media e anche molte persone famose, anche Michelle Obama ne ha parlato, ad esempio, nella sua autobiografia, contribuendo di fatto a rompere un tabù che esiste ancora. Quindi il fatto di condividere le proprie vicende può essere un mezzo utile per superare il trauma e attraversare anche l'esperienza di lutto, però la condivisione ha anche altri vantaggi, ha anche il potenziale di aiutare altre persone, fornendo informazioni e facendole sentire meno sole. E la scrittura terapeutica di cui si occupa Erika, la condivisione anche del proprio vissuto, anche in appositi gruppi di supporto che possono essere anche online, possono essere di grande sostegno per molte persone. Io vi chiedo, a parte questa forma di condivisione che sta prendendo sempre più piede, quali consigli vi sentite di dare voi, sulla base della vostra esperienza, alle donne che si trovano ad affrontare un aborto spontaneo? Cominciamo da Erika. Allora, è vero che c'è molta più condivisione ed è assolutamente positivo. Chiaramente ogni esperienza è unica, quindi ognuno di noi racconta la propria esperienza dal proprio punto di vista, secondo, diciamo, le proprie credenze, eccetera. Quindi non è sempre detto che il racconto di una persona, corrisponda al sentire di un'altra. Alle volte può capitare di non ritrovarsi nel racconto altrui. Ecco, ci tengo a sottolineare questa cosa. Quando una cosa non sembra essere utile, è utile, nel senso che gli dà l'opportunità di dire questo non fa per me. E quando sei nel marasma e non sai da che parte girarti, sapere che lì non ci devi andare è già una cosa positiva, no? Puoi già escludere qualche cosa. Quindi la diffusione, la condivisione di più punti di vista è assolutamente importantissima, soprattutto se e quando viene utilizzata nel bene e nel male, tra virgolette, chiaramente, cioè quando si riesce a ritrovare quella risonanza che ti dona quella parola che tu ancora non hai, ma anche quando quella risonanza non c'è, perché ti porta verso quella parola che non è quella che viene espressa. E se posso aggiungere una cosina rispetto a prima, quando Mara diceva che questi bimbi
È una domanda quella che mi sono fatta anche io, no? Di dire ma com'è possibile che queste bambine vissute così poco e la loro mancanza sia così profonda? E la risposta che io mi sono data rispetto a questo è che questi bambini vengono, diciamo così, sono vissuti soprattutto nel cuore. Cioè non è tanto la mente che li proietta, quanto il corpo che li sente. È proprio qualcosa di viscerale e basta pochissimo, bastano pochi giorni per sapere di essere profondamente connessi con questi bambini. Mi sono detta che possa dipendere dal campo elettromagnetico che il cuore emana, perché comunque noi abbiamo il loro cuore dentro di noi, che va in risonanza con il nostro. Mi sono detta che potrebbe dipendere anche da quella viene chiamato microchimerismo, no? Da quel passaggio di cellule che dal feto arriva alla mamma, quindi comunque noi ce li abbiamo dentro questi bambini e i ricordi che abbiamo, io mi sono abituata a pensarli così, non sono né tanti né pochi, ma se sono quelli che sono vuol dire che bastano. Quindi quei ricordi lì sono il nostro tesoro e possono essere veramente sufficienti se non si va a cercare nel rimpianto ciò che non è. No, chiudo. Grazie Erika. Mara, dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza di curante, che cosa ti senti di aggiungere? Molto poco, perché trovo che Erika abbia detto tantissimo su questo punto. Però forse una mamma, l'unica cosa direi che, visto che è un po' poco legittimata questa sofferenza, è vero, nelle narrazioni questo aiutano, sicuramente nelle letture questo aiuta, almeno quando sono concordi rispetto al proprio vissuto. Ma che nessuno deve autorizzarci a soffrire la sofferenza. Possiamo autorizzarci da soli, è questo. Chiaro che è più difficile quando non c'è questa coesione anche di chi ci sta attorno. Però questo sì, questo mi sono sentita di dirlo in alcune situazioni e che quindi in questo caso se non c'è questo tipo di supporto, anche se la situazione è controllabile, non è disfunzionale, non ci sono dei grossi elementi, ma forse serve proprio in quella situazione lì dove mi sento da sola, sono autorizzata e sto soffrendo e qualcuno attorno non lo capisce, a cercare allora dei gruppi di parola, dei gruppi di autoaiuto, dei cerchi di donne, delle situazioni dove io possa veramente portare questo vissuto. Ecco, lo trovo molto importante. Grazie Mara. E adesso vorrei proprio tornare su questo, quindi come l'argomento viene trattato, spesso anche queste frasi che vengono dette anche per consolare, che però a volte hanno degli effetti contrari, perché nonostante gli aborti spontanei siano molto frequenti nella nostra società, l'argomento, come dicevamo già prima, costituisce ancora un tabù e spesso le donne sono impreparate a questa eventualità, è ancora una cosa che coglie molte donne di sorpresa. E coglie di sorpresa anche le persone che si trovano a reagire, a così in un qualche modo consolare, no? Le donne che si trovano a vivere questo evento, perché amici, conoscenti, ma anche operatori sanitari spesso non sanno come affrontare l'evento e finiscono per esprimere delle frasi, alcuni esempi li avete fatti già in precedenza, e commenti fuori luogo, che a volte contribuiscono a peggiorare le cose. Io ho notato che questi commenti inappropriati vanno in tre direzioni, sono tre categorie o macro categorie principali. Ci sono delle frasi che dovrebbero consolare, ma che in realtà peggiorano la situazione. Poi ci sono quei commenti che banalizzano l'evento, non riconoscendolo come un vero e proprio lutto e incitando spesso la persona a superare la perdita in tempi brevi, velocemente. E poi c'è anche questo uso di termini medici a cui si riferiva Erika nella sua lettura, quindi questi termini medici per definire la perdita. E Erika, tu anche ne parli anche nel tuo altro libro, Questione di biglie, dove dici proprio, e cito, le parole sono la base. Allo stesso modo le parole degli altri hanno un gran peso, quelle dette, molto spesso irrispettose, e anche quelle non dette, per rispetto o per incapacità. E poi fai degli esempi che riassumo ora, ma che appunto sono piuttosto significativi.
Quindi il fatto che dici il ginecologo, cito, ti lascia l'ecografia col primo piano per l'album a 10 settimane di gestazione, quel ginecologo considera vivente quel bambino. Eppure nella mia esperienza quel bambino vivrà finché il suo cuore batterà, poi diventerà uno scarto istologico da analizzare senza troppa fretta. E poi fai anche altri esempi legati all'espulsione, no? Espulsione, le mie bambine, secondo la scienza, secondo i medici, io le ho espulse, come se fossero degli scarti, e tu appunto nella tua lettura descrivevi molto bene questo aspetto, quindi come il linguaggio sia importante e come sia importante in un certo modo modificare questo linguaggio. Io adesso chiedo a entrambe, dal vostro punto di vista, quali soluzioni dovremmo pensare e adottare per rompere definitivamente questo tabù, ma anche per educare la società a rispondere in maniera più empatica, considerando il lutto per il Natale un lutto a tutti gli effetti. Iniziamo da Erika. Allora, all'inizio queste frasi arrivano come delle coltellate. Poi però nella mia esperienza la strategia è stata quella di proteggermi da queste frasi e per riuscire a trovare una modalità di protezione ho cercato di capire perché vengono dette queste frasi. E mi sono anche ricordata che in situazioni simili, analoghe, anche io non ero capace di rispondere con delle frasi adeguate. Quindi, una volta che quella sofferenza è patita, per riuscire a, diciamo così, a contenerla, a me serve comprendere perché si manifesta. Allora, se noi ci rendiamo conto che viviamo in una cultura che è assolutamente incapace di relazionarsi con la morte, perché ritiene la morte un fallimento che non deve essere considerato, perché è una cosa brutta e quindi ci dobbiamo occupare soltanto delle cose belle e bisogna toglierci di lì perché è una cosa brutta e scomoda il più in fretta possibile. È chiaro che la società non è in grado di relazionarsi, ok? Allora come fare? L'unica cosa che a me è venuta in mente di fare è imparare a farlo io per poterlo comunicare agli altri, almeno quelli che potevo avere intorno a me. Quindi soltanto chi si rende conto che c'è questa differenza, questo vuoto da colmare, si può far carico finché può e fin dove arriva, di fare la propria parte. Questo perché? Perché invece in generale questa sofferenza che arriva da queste frasi che in effetti giungono come delle pugnalate, si genera rabbia e quindi contrapposizione e quindi ci dividiamo in due fazioni, quelli che capiscono e quelli che non capiranno mai, e perenne lotta fra di loro. Ma quelli che capiscono che ci sono passati lo sanno perché la pugnalata, sanno che fa male e sanno da dove deriva. Chi non capirà mai continuerà a non capire se non glielo spieghiamo. Quindi non è attaccandoli che possiamo cercare di farci ascoltare, ma è vero che siamo noi sofferenti, tuttavia lo sforzo, se non parte da noi, è difficile. Aspettarselo dagli altri. Ecco, questa è un po' la formula che ho trovato per me. Grazie Erika. Mara? E mi trovo in piena linea perché parlare di educare la società lo trovo molto ambizioso. E quando si parla di empatia, anche. Temo sempre che questo tipo di empatia si fermi a un'empatia cognitiva. E questa forse non è proprio quella che serve ancora in questo momento, non è quella a cui serve. È difficile, come diceva, lutto, cordoglio non esistono, sono allontanati. Abbiamo deciso per precisi motivi di allontanarli, li abbiamo allontanati tutti e quindi sono allontanati anche questi. Sicuramente c'è un'incapacità, ma è sempre quell'incapacità di stare in una sofferenza comunque, no? Che poi ti porta a utilizzare delle frasi terribilmente impacciate, ma che, come dice Erika, mi trovo anch'io di aver utilizzato, o aver pensato, o comunque
Non è sicuramente una scusante questa, ma cerco di vedere un po' dall'altra parte, no? Ecco, cosa ci può essere come la grande difficoltà nell'affrontare queste situazioni. Alcune mamme, mi ricordo alcune mamme che mi hanno raccontato di avere la più grande difficoltà per loro è stata il fatto proprio di uscire di casa e rincontrare quelle persone non così significative per loro a livello relazionale e quindi dover quindi ascoltare questo genere di frasi che poi andavano e si ripetevano continuamente. Ho trovato interessanti anche alcune soluzioni, ecco, ogni donna ha trovato un pochettino la sua soluzione in modo creativo. Ecco, diciamo che non era proprio un educare la società, era un risolvere il problema nella propria cerchia. Però c'è chi ha mandato avanti qualcuno, ha mandato avanti il papà, ha mandato avanti la nonna, c'è chi ha deciso appositamente, e questo mi ricordo che mi ha colpito abbastanza, di fare un annuncio, qualcosa oltre classico annuncio di nascita, ma veramente di scrivere questa cosa e di mandarla, di metterla e di diffonderla non soltanto alla cerchia stretta, ma mi ricordo questo papà mi raccontava anche ai miei colleghi di lavoro. Sai che ho mandato a tutti. Ecco, anche con delle soluzioni che ecco, non sono magari quelle a cui pensavi adesso tu, Laura, quando ci hai posto la domanda, ma che le trovo abbastanza sì, reali per risolvere quella situazione in cui si trova magari quella donna in quel momento. Per le altre le trovo molto ambiziose, non so quanto l'informazione serve sempre a tanto, ogni tanto quando è portata, alle volte temo anche che alcuni temi possano anche rischiare di essere banalizzati, ecco, quindi mi dispiace, non ho altri spunti da offrirvi se non questi. Grazie Mara, no, ma va benissimo, sono questioni comunque complesse, semplicemente ecco questa rabbia, no, di cui parlava Erika, questa sofferenza viene spesso espressa poi anche nelle narrazioni di queste vicende di lutti perinatali e quindi ecco è ambizioso però l'idea, no, di poterne parlare in maniera più aperta potrebbe portare a un'empatia, una sensibilità maggiore. E magari invece adesso andando a trattare un argomento che forse è meno ambizioso, è quello delle future generazioni. Magari educare le future generazioni potrebbe essere, tra virgolette, più semplice. Io adesso avrei una domanda inizialmente per Erika. Come hai discusso l'argomento tu con i tuoi figli? Come l'hai trattato? Inizialmente è stato difficile, molto difficile perché non avevo le parole per me e non avevo quindi le parole nemmeno per loro. Allora avevamo una bambina di 9 anni che aveva compreso perfettamente la situazione, alla quale abbiamo detto le cose precisamente come erano andate. E sul momento eravamo talmente presi dalla nostra sofferenza che non siamo stati capaci di accogliere pienamente la sua. L'altra figlia che avevamo già era piccolina e quindi glielo abbiamo detto proprio verbalizzando. Noi usiamo io soprattutto, a casa uso molto, molto di frequente la parola morte, laddove serve usare la parola morte, non uso mai eufemismi o è morto. E quando una persona è morta, è solo morta, cioè non l'abbiamo persa, non è scomparsa, non si lascia adito ad altri pensieri, è morto e basta. Quindi, nel tempo ho capito che anche che questo era veramente un lutto familiare e che i nostri figli necessitavano di trovare le parole. Ho pubblicato un piccolo albo illustrato che accompagna proprio il racconto che anche noi abbiamo utilizzato e da quando mi è capitata questa esperienza studio questo argomento, quindi nel tempo la mia casa si è riempita di libri sul lutto, sulla morte a livello antropologico, sociologico, quindi i miei figli vedono che io continuamente lavoro all'interno di quest'ambito e spesso ci facciamo delle belle chiacchierate su che cos'è la morte, che cosa c'è dopo, quindi noi abbiamo spesso a tavola succedono, no, queste cose. Abbiamo un rapporto molto
molto naturale con questo passaggio del morire. E questa esperienza, diciamo così, mi ha permesso di cogliere l'importanza di dare loro gli strumenti. In che senso? Il grosso problema che abbiamo è la paura di morire e la paura di stare con chi ha una certa sofferenza legata alla morte. Quindi laddove loro possono sentirsi più sicuri, non che non soffriranno, ma che quella sofferenza lì è sopportabile, cioè per quanto dolorosa, per quanto protratta nel tempo, loro le risorse per portarla con loro e attraversarla le possiedono, perché gli esseri umani ce le hanno. Ecco, questo io credo che sia per loro la dotazione indispensabile. Per affacciarsi alla loro vita. Grazie, sì. Adesso partendo proprio anche dal fatto che l'aborto spontaneo è frequente, ma se ne parla poco nella nostra società, pensando proprio alle future generazioni, secondo voi c'è qualcosa che dovrebbe essere cambiato, che potrebbe essere cambiato nel modo in cui si parla di aborto spontaneo ai giovani, ai bambini, alle nuove generazioni? Mara, comincerei da te. Ma forse mi riferirei in generale al tema della morte, e non solo al tema dell'aborto spontaneo, perché quello che diceva prima Erika, cioè questo discorso della finitudine è un po' un problema per noi. Quindi quelle che sono le generazioni dei bambini, adesso così in maniera molto... Io mi ricordo di aver visitato con mia nonna moltissime case in cui erano presenti dei morti, con cui erano delle esposte delle salme, e di avere fatto questo con una certa naturalezza. Mi rendo conto che questo ecco, non è così, quindi questo già non è in contratto comunque dei bambini, e questa sarebbe una cosa importantissima, introdurre nella loro educazione parlare di morte e parlarne anche con i termini giusti, esattamente come diceva Erika. Quindi questa lo trovo una cosa importantissima, questo darebbe là, perché è un po' difficile iniziare poi negli anni in cui accadono, poi comunque iniziare, bisogna iniziare da piccoli, questo risulterebbe molto più semplice. E poi per me un punto che adesso mi dava Erika riguarda anche quelle famiglie, lei ha parlato della sua esperienza. Devo dire che se penso ai piccolini e se penso ai fratelli, a chi resta in queste famiglie, mi rendo conto che lì ad esempio ci sono delle cose molto importanti che potrebbero essere fatte. E uno dei vettori di cambiamento, secondo me, che riguarda le perdite, è questa poca attitudine che abbiamo nella presentazione di questi bambini nei confronti delle famiglie. Ecco, questo trovo che è un aspetto su cui si potrebbe investire. Questi bambini nascono e secondo me anche queste pratiche di accudimento del corpo, di vestizione, che possono essere fatti quando ci sono dei fratelli, trovo che è qualcosa di molto importante. E quindi questa presentazione alla famiglia di questo bambino, che poi è fondamentale perché permette di collocarlo comunque nella famiglia, dare un posto a questo bambino che ha un nome e che entra nella, e che è nell'albero genealogico della sua famiglia. Ma questo... percorsi per le mamme dove sono inclusi anche i bambini, perché trovo che questo è anche un aspetto che ogni tanto manca, un percorso di follow up, un percorso di rivedere la donna e la famiglia, non solo la dimissione, non solo una settimana dopo, magari nelle settimane dopo, e trovo che questo potrebbe essere anche un progetto interessante per le maternità stesse. So che le donne nel nostro cantone incontrano ancora i loro medici di riferimento, ma così mi sono fatta l'idea che per loro potrebbe essere interessante, fatta l'idea presa anche un po' dai loro racconti, che tornare magari in quei reparti dove sono stati, dove hanno passato delle ore così intense, dove hanno incontrato quei professionisti, sarebbe forse importante per chiudere un cerchio. E tutte queste tappe, chi fa parte della famiglia, i bambini che sono parte, dovrebbero essere accompagnati anche loro, perché anche loro hanno bisogno di poter fare questo percorso. Grazie Mara, anche per queste considerazioni. Adesso apriamo volentieri, diamo la parola al pubblico, abbiamo già alcuni commenti nella chat che fra poco leggerò, però vorrei ricordare a chi ci segue che è possibile
porre domande o fare commenti tramite la chat che trovate su Zoom per chi ci segue su Zoom o su Facebook per chi sta seguendo la diretta su Facebook. Vorrei leggere appunto il commento di una tua collega, Mara, levatrice, Giorgia Caterino. Lei scrive: nell'ambito del tema del rallentare e permettere la costruzione dei ricordi, volevo ricordare il cosiddetto metodo dell'acqua, la possibilità di mettere il bambino deceduto, anche molto piccolo, di pochi mesi, in contenitori con acqua fredda. L'acqua permette alla pelle di tornare lievemente rosea e il bambino assume pose armoniose. Questa pratica è presente in Svizzera interna e in altre nazioni e permette di avere più tempo da passare con il proprio bambino, fare foto, presentarlo ai parenti e costruire la memoria di una persona che è esistita e che ancora non ha una legittimazione sociale. Ecco, è un commento, non c'è una domanda, ma se volete aggiungere qualcosa al commento di Giorgia. Eh sì, questo è qualcosa, ecco, fa parte di quel dopo la nascita che credo potrebbe essere un pochettino migliorato, si potrebbero aggiungere delle cose, si potrebbero aggiungere delle buone pratiche. Questa è una di quelle, ma mi viene anche in mente la presenza adesso delle cullette, ci sono delle cullette refrigerate a livello che hanno riconosciuto l'importanza di questo strumento per permettere ai genitori di stare accanto al loro bambino e come questo permetta loro una buona rielaborazione. Perché avere accanto il tuo bambino, e questo permette di far arrivare comunque la famiglia. Ecco, nell'ultima esperienza che ho seguito è stato un percorso dolorosissimo, ma lì ho visto molto le parole che diceva Erika. In quel grande dolore c'è stata ci sono state tante risorse. È stato un dolore potente per questa giovane famiglia, ma che ha avuto la capacità e devo dire anche la possibilità, comunque offerta dalla struttura, dove erano la sensibilità degli operatori, di passare molto tempo. E questo loro passare molto tempo, come sottolineava Giorgia, la vera possibilità di allungare questi tempi e crescere i ricordi è stato importantissimo, far venire la famiglia. Il campo della fotografia mi viene sempre in mente un po' con rammarico, che viene sempre spesso presentata l'opportunità ai genitori di fare questo servizio fotografico magnifico con i bambini appena nati nei reparti maternità, e mi chiedo perché la stessa cosa non venga fatta con un bambino che non è vivo, che è nato, che è lì con la sua famiglia. Perché è vero che tutti abbiamo i nostri smartphone e quanto, però il costruire bei ricordi in quel momento, questa sarebbe una cosa importante. Poi qualcuno preso magari anche si dimentica o non osa, come con una mamma che mi ha fatto vedere le sue fotografie, ma ha detto per il momento non poteva farle vedere a nessuno, no? Perché ad esempio per il suo compagno era inaccettabile questa cosa, per i nonni anche, ma come per lei è stato importante fare questa cosa. Le è venuto in mente, mi dice per fortuna che mi è venuto in mente di fare questa cosa, perché adesso per me queste sono vitali. Quindi sì, sicuramente quello che Giorgia dice, aumentare queste pratiche che dilatano il tempo e danno delle possibilità in più ai genitori. Grazie Mara. E Erika, vorresti aggiungere qualcosa dal tuo punto di vista al commento di Giorgio o quanto è appena stato detto anche appunto sull'aspetto delle fotografie, che è un aspetto molto importante anche questo, perché in altre culture viene fatto direi abbastanza di routine in alcuni ospedali. Da noi forse è considerato ancora anche questo un tabù e da molte persone stesse un po' macabro, no? Quindi c'è anche una percezione culturale molto diversa. Erika? Nella mia esperienza, che ci siano proprio fotografi all'interno dei reparti di ostetricia disponibili per servizi non ho mai sentito. Quando i genitori sono fortunati, incontrano in genere ostetriche o psicologhe che con i loro smartphone fanno le foto alle famiglie e riportano che siano effettivamente momenti preziosissimi. Qualcuno lo fa in autonomia, ma è preso dall'emozione, preso anche, cioè, bisogna tenere conto che un genitore non si aspetta di avere in braccio un figlio morto, cioè noi non siamo operatori sanitari. A parte gli operatori sanitari che diventano genitori, tutti gli altri non hanno
una, come dire, non si sono mai trovati di fronte ad un cadavere. E quindi essere insieme a qualcuno che tratta il corpicino con rispetto passa quell'idea di confine di cui parlavo prima. Quindi è importante non solo la foto in sé che effettivamente lascia un ricordo, ma passa un atteggiamento verso questo bambino che è di normalità ed è un atteggiamento che loro come genitori si possono portare a casa, quindi non è solo lo scatto importante, è proprio tutta quanta l'atmosfera che si genera intorno che è fondamentale. Grazie. C'è appunto c'è un commento di Anais che dice: so di una ragazza che crea collane incastonando nella resina il cordone ombelicale. Lei dice potrebbe anche quella essere una bella pratica, un modo per portare con sé il ricordo, ed effettivamente da questo punto di vista ci sono anche qui l'ho sentito di più e visto di più negli Stati Uniti, però anche questi gioielli che vengono fatti per questi bimbi con le ceneri e che vengono anche pubblicizzati, però a volte trovo difficile avere queste informazioni, quindi magari i genitori non sanno nemmeno di avere queste possibilità. Perché non è una cosa che in genere che si conosce, di cui si parla. Allora, non conosco nello specifico adesso questo a cui fa riferimento Anais, però assolutamente quello che tu stai dicendo, Laura, viene fatto, e questo sia non solo con le ceneri, ma anche ad esempio con delle gocce di latte materno, perché anche questo sarebbe comunque un tema interessante da trattare. Nei reparti di maternità del Canton Ticino vengono ricevute delle scatole da un'associazione della Svizzera tedesca, che lavora su tutto il territorio, che ha prodotto e tradotto anche delle interessantissime volantine, delle brochure che danno molte informazioni anche un sito internet. E tra queste cose, in queste scatole, oltre ad esserci del materiale, dei vestitini per quei bambini, per quei genitori, per quei, magari quelle situazioni comunque anche di fretta dove il genitore non ha pensato, sono anche un po' contenute queste informazioni. Sì, adesso poi devo dire, ecco, questo molto interessante questo spunto, ecco, questo non sapevo proprio, ecco, di questo della resina, però ecco, è sicuramente questo contribuisce ai ricordi. Adesso negli ultimi anni vedo che questa cosa è stata fatta di più, il gioiello, ma anche con le gocce di latte, perché questo anche trovo un punto che sarebbe interessante toccare, no? Se negli anni passati era un po' di default il fatto che una mamma comunque dovesse immediatamente interrompere questo processo di lattogenesi, quindi di lattazione, quindi attraverso prendo un medicamento, adesso non è che si fa in un altro modo, però si parla. Ecco, io trovo che la differenza sta in questo, nel chiedere cosa vuoi fare, ti posso presentare cosa potresti fare, potremmo fare anche in un altro modo. Questa, ad esempio, è una di quelle situazioni di cui si parla ancora poco. Ho avuto la possibilità, ho posto direttamente queste domande direttamente all'associazione Ciao Lapo, ecco, nella figura, perché ero molto interessata di Claudia Ravaldi, chiedendo che quale esperienza avesse lei, e anche lei aveva un'esperienza limitata in questo. Nella mia esperienza ho visto che alcune mamme adesso scelgono ad esempio questo tipo di percorso, scelgono di non andare incontro a una soppressione di quella che è la lattazione, e questo anche prendersi cura del proprio corpo diventa un aspetto importante per chiudere quel cerchio, è un modo anche per esperire la propria sofferenza, è un altro modo per piangere, per mostrare il proprio dolore. E sì, anche questo, assieme a tutte queste cose, trovo sono tutte preziosissime. L'importante è cogliere cosa è importante per quella donna e per quella famiglia in quel momento. E lì, quando si instaura questo tipo di relazione, di cura, di fiducia, allora sì, il fatto che siano presenti queste possibilità diventano degli ottimi strumenti. Sì. Adesso c'è una domanda da parte di Giulia, che è una domanda per Mara. Dice: volevo chiedere a Mara, rispetto all'importanza delle parole, se aveva voglia di parlare brevemente di ciò di cui si parlava l'altra sera, ovvero l'importanza di chiedere ai genitori come vogliono essere chiamati e le parole che desiderano siano usate.
Sì, beh, diciamo che sì, questa è un po' una cosa che ha toccato prima Erika nella sua lettura e infatti quando l'ho sentita, ecco Erika che l'hai detto nella lettura, ah, guarda, questo punto mi è proprio venuto in mente che ne parlavo l'altra sera con delle colleghe e riguardava proprio questa, i nomi che decidiamo di utilizzare, no? E quindi il fatto di parlare di un bambino o di un feto, no? O di un parto. Piuttosto che di un'espulsione. Cos'è giusto, cos'è sbagliato? Ecco, io nella mia piccola ricerca ho scoperto che non esiste veramente il giusto e sbagliato, perché dipende il grado di rappresentazione in quel momento che la mamma ha realizzato e non dipende dalle settimane di gravidanza, non possiamo dire che nel terzo trimestre in un modo e nel secondo in un altro. Questo dipende veramente, quindi questa cosa noi non possiamo saperla a prescindere, non possiamo decidere a prescindere questo. Sarebbe importante chiederlo, parlarne. Questa è la cosa anche difficile. Io trovo che formulare domande non è facile in queste situazioni. Alle volte andare col pilota automatico è una misura difensiva, non funzionale per i genitori, ma riuscire a creare questo spazio nel dire adesso succede questa cosa, ecco, ma veramente nel chiedere come preferisci che lo chiamiamo, come preferisci che esprimiamo questa cosa. Questo io trovo che potrebbe dare, innanzitutto accresce la relazione di cura, ecco, questo pone in un già una situazione di fiducia e di accoglienza la mamma, che si sente protagonista e partecipe anche di quell'evento. Sì, ecco, sì, questo delle parole, prima l'ho sentito detto sicuramente molto meglio da Erika nel suo racconto, ma è stata un'acquisizione, purtroppo questo tipo di riflessione è arrivata solo negli anni. Ogni tanto, da persona, da curante, mi dispiace questa cosa, che si passa dal livello di novizio a forse. Maggiormente. Abbiamo perso le ultime parole di Mara, da novizio alla fine abbiamo Andava perso. bene così, Laura. Va bene, grazie. Ormai sono i problemi a volte delle connessioni, no? Delle dirette, virtuali. Se però volete aggiungere poi qualcosa in seguito, anche, appunto, chiedo anche al pubblico se ci sono altre domande o avete bisogno di qualche chiarimento, potete continuare a porre le vostre domande nella chat. Per adesso non ho domande nuove, quindi inizio con il presentare i prossimi incontri, e intanto se volete continuare a porre le vostre domande su Facebook o sulla chat Zoom, potete farlo, abbiamo ancora un po' di tempo. Ricordo anche che questa serata potrà essere rivista poi, sulla pagina Facebook della Fondazione Sasso Corbaro da subito e, sul canale YouTube della Fondazione nel corso dei prossimi giorni. I prossimi appuntamenti, il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 10 maggio alle ore 20, sempre in live streaming su Zoom e in diretta Facebook, e organizziamo un incontro, con la sociolinguista Vera Gheno, dove discuteremo di linguaggio inclusivo, focalizzandoci sulle cure mediche, quindi nell'ambito delle cure mediche. Mentre mercoledì 24 maggio continuiamo con i tabù della maternità, su un tema legato all'infanticidio. L'incontro avrà luogo alle 20:30 e sarà intitolato From Medea, Mamme che uccidono, e discuteremo di psicopatologia perinatale e infanticidio nella letteratura e società contemporanee con la scrittrice Grazia Verasani, autrice del testo teatrale From Medea, Maternity Blues, e con la dottoressa Alessandra Bramante, psicoterapeuta e criminologa clinica, autrice tra l'altro del saggio Mamme che uccidono, necessità di capire e responsabilità di prevenire. Non ho altre domande per il momento, aspetto ancora un momento, però so che voi, come abbiamo discusso all'inizio di questa serata, ci sarebbe molto da dire, molto da approfondire. Noi abbiamo così avuto l'ambizione di aprire un dibattito su un tema che è ancora un tabù in un'ottica interdisciplinare. Se però ci siamo dimenticate di trattare degli argomenti per voi importanti a cui tenevate, ecco, abbiamo ancora qualche minuto per così lanciarlo o per abbozzarlo. C'è qualcosa che vi viene in mente?
Una piccola cosa mi viene in mente, se abbiamo un minuto. Ma certo. E tra le cose e le aree migliorabili esiste forse una conoscenza maggiore di cosa sono le cure palliative pediatriche. Allora, è storia recente il fatto di che sia stata aggiunta alle categorie di eleggibilità proprio anche tutti quei bambini, una quinta categoria che parla di quei bambini che hanno ricevuto una diagnosi in utero. E quindi quei bambini che hanno una situazione di incompatibilità con la vita, possiamo, diciamo, sono quei bambini che vivranno da poche ore a pochi giorni a poche settimane. Ecco, anche questo fa parte comunque del capitolo che abbiamo appena trattato. Sono mamme che hanno una gravidanza e un percorso di gravidanza difficilissimo e che credo meritino di essere messe precocemente in contatto con chi si occupa di cure palliative pediatriche. Ecco, questo è nelle cose che potrebbero essere ancora fatte per questi genitori. Credo che questa abbia un ampio margine di miglioramento, proprio perché è un'acquisizione piuttosto recente. E quello che è interessante sapere è che da una ricerca proprio effettuata in Svizzera è stato evidenziato come sono proprio i genitori che perdono il loro figlio nel primo anno di vita quelli comunque a manifestare le maggiori criticità nel percorso di accompagnamento. E questi sono dati molto chiari, quindi ci dicono che si può investire di più in questo ambito. Certo, decisamente. Sì, grazie Mara, grazie anche per questo. Spero veramente che sia un argomento che avremo l'occasione di approfondire insieme in altra sede, perché c'è ancora molto da dire. E poi è un argomento difficile, no? Difficile da trattare, ma proprio come dicevamo questa sera, è forse importante trattarlo dando il giusto nome alle cose, così che se ne parli sempre di più e che si riesca anche a parlarne sempre di più e sempre in maniera più efficace, proprio per accompagnare attraverso il lutto perinatale. Non ci sono altre domande, per cui direi che possiamo concludere qui la nostra serata. Io vi ringrazio di cuore, Mara ed Erika, per aver animato la nostra serata e averci portato le vostre competenze, la vostra esperienza, e auguro a tutte voi una buona serata e una buona serata anche a chi ci ha seguito fin qui. Arrivederci. Grazie.